Accogliere sì, ma dove? E questa è la domanda che si pongono gli amministratori comunali dell'Agro Nocerino Sarnese, che non sanno più come gestire il continuo arrivo di migranti. Un flusso che non tende ad arrestarsi e che sta provocando disagi, oltre ad immancabili polemiche, tra chi è favorevole e chi no all'arrivo degli extracomunitari. L'ultimo episodio dell'arrivo di 50 migranti in via Pesca a Pagani, su iniziativa e richiesta alla prefettura di una cooperativa con sede ad Angri, ha provocato la reazione di alcuni sindaci, in particolare quello della città di Sant'Alfonso, Salvatore Bottone. Quest'ultimo non ha gradito la mancata comunicazione da parte della prefettura di questa nuova ondata di arrivi, anche perché, pur ospitati in una struttura privata, i 50 vivranno in una Pagani dove la comunità straniera è già molto folta. Ho detto al prefetto che Pagani non poteva accettare ulteriori presenze sul territorio visto il contesto sociale, che Pagani non è una città che non ospita cittadini stranieri, ce ne sono migliaia già sul nostro territorio che sono inseriti e alcuni non, però sono presenti, sono qui, noi li accogliamo, noi facciamo integrazione. La città di Pagani è una città solidale, è una città accogliente, a differenza di chi vuole far capire cose diverse, però noi avevamo in questo momento una fase della nostra vita quotidiana che viveva un momento particolare, e noi dovevamo essere capiti, ecco, dalle autorità per poter essere poi messi in condizione di portare sul nostro territorio altri cittadini. E se il sindaco di San Marzano sul Sarno, Annunziata, continua a sottolineare che nel suo comune non ci sono più possibilità per ospitare i migranti, oltre a non avere strutture idonee, stesso discorso, per quanto riguarda le strutture pubbliche, fa il suo collega di San Valentino Torio, Michele Strianese. Noi come strutture pubbliche non ne abbiamo, abbiamo precisato questa cosa al prefetto, abbiamo detto al prefetto, proprio insieme al sindaco di Pagani, che avevamo già problematiche sociali di sovrannumero. Però abbiamo fatto proprio con il nascente piano di zona una manifestazione di interesse indirizzata ai privati, al privato sociale, alle cooperative sociali, proprio perché noi come struttura pubblica non abbiamo possibilità di gestire e di accogliere questi immigrati. Per cui se ci sarà qualche cooperativa privata, qualche ente privato che sul territorio di San Valentino ha le condizioni di gestione organizzative nonché strutturali per poter accogliere, non credo che, voglio dire, la nostra comunità si metterà contro. Ecco, noi abbiamo fatto questa manifestazione di interesse ai quattro comuni del nuovo piano di zona proprio perché, per dare la possibilità ai privati di gestire questa situazione, perché come strutture pubbliche abbiamo già purtroppo tanti problemi noi.